Sciopero per il clima, oltre 1 milione in 180 città italiane, dicono gli organizzatori. Nel Foggiano un bimbo è sceso in piazza da solo. I primi dati del radar che monitora il ghiacciaio sul Monte Bianco confermano uno spostamento di decine di centimetri al giorno. La maggioranza prepara il DEF ed esamina la riforma della giustizia. 8 regioni chiedono il referendum sulla legge elettorale. L'allarme della Caritas italiana per il futuro dei migranti. Naufragio nell'Egeo, 7 le vittime, 5 erano bambini. Processo per la strage di Rigopiano. In tribunale a Pescara l'ex sindaco di Farindola aggredito dalla madre di una vittima. Udienza rinviata. La telefonata Trump-Zelensky scuote l'America. Giuliani, io incoraggiato dal Dipartimento di Stato. La Russia chiede garanzie sulla segretezza.